Amici di Sportland, buonasera dal Polisportiva Cimiano. Va in scena la terza giornata di Champions Cup Calcio a 7 Open, girone C, di fronte Sporting Bisanzio Tiki Taka. Il tocco dentro, colpo di testa, e c'è la grandissima parata da parte di Branchi sul colpo di testa di Laganà. Attenzione, grande controllo in aria, destro e palla in rete, un gol bellissimo di Gandolfi. Diangolo già battuto, vinto il contrasto, dentro l'area, tocco dentro, sinistro e palla in rete, 1-1. Qui la conclusione è ancora Angella, va a segno, pallone appoggiato ancora sull'Angela, attenzione che può liberare il mancino, lo libera ed è un gol capolavoro, un gol bellissimo del numero 6. Da qui attenzione, l'Angela mette dentro il destro e la rete di Pellegrino, 4-1. Stato qui grandissima parata, poi destro e arriva ancora il gol. E qui attenzione, arriva il gol del 6-1. Aspetta, attenzione, altra accelerazione, l'ennesima della partita. Tocco dentro, destro, fuori di pochissimo. Intanto la grandissima parata di Branchi su questo colpo di testa. Parte Di Maggio col destro e palla in rete. Mondello in area di rigore, appoggia dietro, poi di testa, arriva il gol di Mondello. L'ultima azione, tocco dentro, colpo di testa, poi da terra, ci prova. Dato che attenzione, arriva il gol di Gandolfi e finisce qui, finisce con il successo di Sporting Bisanzio su Tiki Taka per 7-3, un successo che porta Sporting Bisanzio al turno successivo. Allora, siamo qua in compagnia di Emilio Langella, oggi grande partita per Sporting Bisanzio, tripletta, tante belle giocate, avevate iniziato magari un po' freddi visto il gol preso subito, poi dopo vi siete assestati ed è andato tutto in discesa. Sì, devo dire che la partita è andata bene, non so, forse hai ragione tu, all'inizio siamo entrati un po' molli, però poi dopo abbiamo giocato una bella partita contro un bel avversario che è storico qui a Sportland e di cui abbiamo molto rispetto. Oggi è andata così, ma davvero il rispetto è massimo, hanno tanta passione, quindi onore a loro comunque, si toglieranno delle soddisfazioni sicuramente. Diciamo che la Champions Cup è l'ideale proprio per riprendere la condizione fisica, voi sembrate comunque già in una buona condizione, come vi sentite? No, bene, bene, c'è ancora qualcosa magari da sistemare, però la squadra sta bene, cercheremo di andare avanti il più possibile, con umiltà. Speriamo, dai, noi ce la mettiamo tutta. Perfetto, complimenti ragazzi, alla prossima. Grazie a voi. Ciao.